simulazione d'esame di Stato, dicembre 2018, esame di Stato di fisica. Problema 1 sull'effetto Hall. Si parla di un magnetometro ad effetto Hall. Si spiega che l'effetto Hall consente di misurare l'intensità di un campo induzione magnetica a partire dalla misura di una differenza di potenziale che è la tensione di Hall. Una lastrina di rame di sezione rettangolare S uguale L per H, queste sono le dimensioni, questa è la sezione S per H, cioè L per H, è percorsa da una corrente elettrica costante I verso destra. Già capiamo che gli elettroni dentro la lastrina di rame andranno a sinistra, in quanto ricordiamo che la corrente elettrica è per convenzione un flusso di cariche positive immaginarie, mentre invece le cariche reali che portano la corrente sono elettroni che vanno nel verso opposto. Se si immerge questa lastrina in un campo magnetico uniforme B diretto verso l'alto, la faccia anteriore della lastrina, quindi questa, si carica positivamente, quella posteriore non visibile si carica negativamente. Vedremo che non è vero, è esattamente il contrario. Comunque tra le due facce si genera una differenza di potenziale detta tensione di Hall e tra esse è presente un campo elettrico, detto campo di Hall, diretto come indicato in figura, non è vero, invece è diretto nel verso contrario. Le prime due domande già le abbiamo discusse nei video precedenti, spiega l'origine del campo elettrico e la differenza di potenziale di Hall. E l'effetto Hall può essere usato per individuare il segno della carica in moto nei conduttori metallici, sono elettroni e non cariche positive. Illustra qualitativamente come cambia il fenomeno a seconda del segno delle cariche in moto, quindi domanda 1 e 2 sono i video precedenti. Ora vediamo perché in realtà la faccia di fronte si carica negativamente e quella dietro positivamente, al contrario di come dice il MIUR. Qui ho rifatto lo stesso disegno della simulazione e visto dall'alto questo disegno appare così, H è questo lato qua, il campo B esce verso di noi, esce dal foglio, l'elettrone in moto o verso sinistra con velocità di deriva subisce le due forze elettrica e di Lorentz. Innanzitutto la forza di Lorentz è rivolta in basso perché, seconda regola della mano sinistra, perché gli elettroni sono cariche negative, pollice della mano sinistra a sinistra perché la velocità degli elettroni va verso sinistra, B l'indice esce e la forza di Lorentz va verso il basso. Quindi gli elettroni si accumulano sulla faccia davanti, non sulla faccia dietro. La faccia davanti, questa è vista dall'alto, quindi questo bordo e questo qui, si carica negativamente perché gli elettroni vengono spinti sul bordo che si trova da questa parte. Rimangono scoperti gli ioni del reticolo cristallino, gli ioni positivi, quindi si carica di segno positivo la parte opposta, la faccia dietro. Gli elettroni non si accumulano all'infinito sulla faccia davanti perché nasce un campo elettrico che va dalla faccia dietro alla faccia davanti, quindi rivolto così, che fa una forza elettrica di verso contrario al campo elettrico e di verso contrario anche alla forza di Lorentz su questi elettroni. Quindi gli elettroni sono sottoposti a due forze, all'equilibrio queste due forze sono uguali opposte, e quindi gli elettroni proseguono a scorrere in linea retta come se fosse un selettore di velocità. Infatti la lastrina di metallo si comporta come un condensatore con qui c'è la lastra positiva, di qua c'è la lastra negativa, il campo elettrico in mezzo, e quindi è come se avessimo un condensatore e insieme un campo B. L'uguaglianza delle due forze elettriche e di Lorentz ci porta anche ad esprimere, volendo, la velocità di deriva degli elettroni come rapporto dei campi E diviso B, che è la tipica formula del selettore di velocità. Abbiamo appena visto l'origine della tensione di Hall, è proprio la dislocazione di carica positiva e negativa tra le due facce della lastrina di rame. Il campo elettrico si può calcolare come se fosse un condensatore, quindi delta V di Hall, la differenza di potenziale tra i due bordi diviso H, cioè lo spessore di questa lastrina. Abbiamo quindi risposto alle prime due domande. Terza domanda dimostra l'esistenza di una relazione lineare tra la tensione di Hall e il campo induzione magnetica. E sarà questo che per questa relazione lineare a permettere l'utilizzo dell'esperimento di Hall come magnetometro, perché se noi possiamo misurare sperimentalmente la tensione di Hall possiamo ricavare proporzionalmente il campo induzione magnetica B.
Per dimostrare questa relazione di proporzionalità, proseguiamo con gli stessi calcoli di prima, sostituendo al posto del campo elettrico o di Hall, delta V, la tensione di Hall diviso lo spessore della lastrina. Ricaviamo quindi la tensione di Hall che risulta proporzionale al campo induzione magnetica B. La costante di proporzionalità K è il prodotto della velocità di deriva per lo spessore H della lastrina. Questa relazione di proporzionalità, come già detto, permette l'utilizzo dell'esperimento di Hall, di questa apparecchiatura come un magnetometro. Infatti possiamo ricavare il campo induzione magnetica dalla tensione di Hall. Misurando sperimentalmente la tensione di Hall, attraverso questa relazione lineare possiamo risalire all'intensità del campo B. Anche la relazione di proporzionalità è logica, perché maggiore è il campo B in cui è immersa questa lastrina di rame e maggiormente saranno spinti gli elettroni verso il bordo in basso, cioè la faccia davanti. Il maggiore accumulo di elettroni produrrà una maggiore dislocazione di carica e quindi una maggiore differenza di potenziale delta V di Hall. Quindi riassumendo, maggiore più intenso è il campo B e maggiore sarà la tensione di Hall in modo direttamente proporzionale. Abbiamo quindi risposto alla domanda 3. Domanda 4. Il dispositivo può essere usato come magnetometro soltanto se viene tarato. Quindi bisogna riportare i valori della tensione di Hall in corrispondenza di valori noti del campo induzione magnetica B. È riportato un esperimento di taratura. Ci sono 5 diversi valori del campo induzione magnetica in corrispondenza i valori della tensione di Hall. Mostra che tali dati sono compatibili con una relazione di proporzionalità diretta. Traccia il grafico di taratura, fornisce una stima della costante di proporzionalità K e dell'incertezza di K. Qui ho riportato la tabella sperimentale e non c'è proprio una relazione di proporzionalità diretta precisa, perché raddoppiando, triplicando, quadruplicando, eccetera, l'induzione magnetica, non è proprio vero che raddoppia, triplica, quadruplica e così via la tensione di Hall. Per esempio, passando da 200 a 400 millitesla, la tensione di Hall dovrebbe passare da 1,5 a 3 per 10 alla meno 7 volt. Oppure, da 100 a 500 millitesla, questo 0,70 dovrebbe diventare 3,5, cioè quintuplicare. In realtà non è proprio così, quindi si intravede una relazione di proporzionalità diretta, ma non è proprio precisa. Da notare anche i valori molto bassi della tensione di Hall, che anche in corrispondenza di mezzo Tesla, che è un campo induzione magnetica abbastanza intenso, la tensione di Hall non raggiunge nemmeno il milionesimo di volt. Quindi stiamo a mezzo milionesimo di volt. Per vedere se c'è questa relazione di proporzionalità diretta oppure no, possiamo calcolare il valore di questa costante K che dovrebbe mantenersi costante e che è data dal rapporto tra la tensione di Hall e il campo B. Quindi basta fare il rapporto, per esempio, tra 0,70 per 10 alla meno 7 volte e 0,100 Tesla e otteniamo questo valore. Tra 1,5 per 10 alla meno 7 volte e 0,200 Tesla otteniamo quest'altro valore. E vediamo che il valore di K non è costante, ma tende un po' a crescere, a dimostrazione che questa relazione di proporzionalità non è precisa. Ho riportato questi calcoli anche nel file Excel. Qui abbiamo il campo B in millitesla, qui il campo B in tesla, qui la tensione di Hall espressa in 10 alla meno 7 volt. E qui il rapporto tra la tensione di Hall e il campo B che ci dà K espressa in 10 alla meno 7 volt su tesla, perché il rapporto, come si vede dalla formula di Excel, tra delta V di Hall in 10 alla meno 7 volt e il campo B in tesla. Ora, un modo semplice per stimare questa costante, più o meno costante di proporzionalità, è quella di fare la media tra questi 5 valori della costante K. La media aritmetica porta 7,9 per 10 alla meno 7 volte su Tesla. Ma questo metodo è molto rozzo, perché quando si hanno dati sperimentali che mostrano una proporzionalità diretta, allora, i vari punti sperimentali, in questo caso sono questi 5 pallini, non hanno tutti la stessa importanza. Quelli più lontani dall'origine hanno un peso maggiore, mentre invece la media aritmetica assegna lo stesso peso a tutti e 5 i valori di K, quindi a tutti e 5 i punti sperimentali.
Per stimare la costante K in modo più preciso è meglio utilizzare il metodo del fit lineare. Intanto vediamo come è stato realizzato questo grafico. Abbiamo B in ascisse, l'induzione magnetica espressa in Tesla, e la tensione di Hall in ordinate. E questi pallini rossi sono i 5 punti sperimentali che sono abbastanza allineati. Ora, il metodo del fit lineare applicato in modo rigoroso richiede elementi di statistica come la varianza e la covarianza, e forse farò un altro video a parte per vedere come si può stimare la costante K e la sua incertezza con il metodo dei minimi quadrati. Qui invece propongo un fit lineare più semplice, basato semplicemente sulla pendenza di queste linee, di queste rette interpolanti. Infatti la costante K è il rapporto tra i valori in ordinate e i valori in ascissa, delta V di Hall fratto il campo B, e quindi rappresenta proprio il coefficiente angolare di queste rette. Vediamo allora come si fa a tracciare queste rette in modo da ricavare la costante K come coefficiente angolare, cioè come pendenza, senza utilizzare il metodo di minimi quadrati e gli elementi di statistica. In pratica si traccia questa retta viola passante per l'origine e in modo un po' a occhio, diciamo. Innanzitutto, perché passante per l'origine? Perché in corrispondenza di un campo B applicato nullo ci aspettiamo che non ci sia nessuna tensione di Hall, quindi non si forma nessuna DDP, quindi la retta deve passare per 0,0. E poi va tracciata in maniera da passare un po' in mezzo ai 5 punti sperimentali. Infatti questa retta viola che ho tracciato io si lascia più o meno 3 punti sotto e 2 punti sopra, quindi a occhio è una buona interpolazione, si può anche modificare leggermente come ho appena fatto io. Dopodiché si prende un punto appartenente a questa retta viola, che secondo me è la migliore che a occhio interpola questi dati, e come punto P per esempio scelgo questo che è comodo, 0,500 Tesla, 4 per 10 alla meno 7 volte, l'ho scritto qui, le sue coordinate, e facendo il rapporto tra la Y e la X di questo punto, quindi tra la tensione di Hall e l'induzione magnetica, ottengo una stima di K 8 per 10 alla meno 7 volte su Tesla, che più o meno è abbastanza simile alla media aritmetica trovata prima. Prima avevamo trovato 7,9 per 10 alla meno 7 volte su Tesla. Il motivo per cui questi due valori sono un po' diversi è che intanto questa retta l'ho un po' tirata a occhio, ma anche perché il metodo del fit lineare assegna più importanza ai punti lontani dall'origine, li pesa di più. Tant'è vero che la retta che invece è proprio la migliore interpolazione di tutti da un punto di vista rigoroso, cioè la retta dei minimi quadrati, è questa grigia che traccia Excel, che si chiama appunto la linea di tendenza, e che Excel ci dà anche la sua equazione, 8,3 è la sua pendenza, il suo coefficiente angolare. Quindi la retta migliore secondo Excel, secondo il metodo dei minimi quadrati, ha la costante K 8,3 per 10 alla meno 7 volte su Tesla. E qui si vede la differenza tra 8,3 e 7,9, proprio perché la retta dei minimi quadrati pesa maggiormente i punti lontani dall'origine. Che i punti debbano essere pesati diversamente è anche logico, perché i punti lontani sono più significativi. È un po' come se questi 5 numeri fossero i voti dei compiti in classe in fisica di uno studente. Il primo è fatto dopo un solo mese di scuola, il secondo dopo 3 mesi, 5 mesi, 7 mesi, 9 mesi. L'ultimo è su tutto il programma di fisica svolto, il primo invece è soltanto sul primo mese di scuola. Quindi è chiaro che nella valutazione complessiva non possono avere lo stesso peso. Gli ultimi due voti in particolare sono i più importanti di tutti, perché sono sulle parti di programma più ampie e quindi vanno pesati di più. Ecco perché non è corretto fare la media aritmetica come se tutti avessero la stessa importanza, ma bisogna pesare di più i punti più lontani dall'origine. Ora, il Muir chiedeva una stima dell'incertezza, anche qui bisognerebbe applicare metodi statistici con i minimi quadrati, ma io presento un sistema un po' a occhio, quindi traccio, come ho tracciato a occhio la retta viola, traccio queste due blu, quella di massima pendenza e di minima pendenza, che sono compatibili con i dati sperimentali. Questa di massima pendenza la faccio passare per il punto più largo, diciamo più esterno, mentre quella di minima pendenza la faccio passare per il punto più basso, diciamo.
in modo che tra queste due rette ci siano tutti i punti sperimentali, e poi vado a prendere un punto che chiamo Pmax sulla retta più inclinata e scelgo proprio questo, scelgo mezzo Tesla e 4,3 per 10 alla meno 7 volt, e faccio il rapporto tra Y e X, cioè il rapporto incrementale, per trovare la pendenza di questo, di questa retta blu di massima pendenza, e trovo 8,60 per 10 alla meno 7 volte su Tesla. Faccio quindi la stessa cosa con la retta di minima pendenza, un punto comodo è questo, quindi sempre mezzo volt, però stavolta è 3,5 allora mezzo Tesla e 3,5 per 10 alla meno 7 volt. Faccio il rapporto tra la Y e la X, quindi tra delta V e B, e stavolta trovo 7 per 10 almeno 7 volte su Tesla, il valore minimo della costante di proporzionalità. Allora, come incertezza della costante di proporzionalità, posso prendere la semidifferenza tra il massimo e il minimo, cioè tra la massima e la minima pendenza. Infatti, se andiamo a vedere, ho preso 8,60 meno 7 e ho diviso per 2, ottenendo quindi un'incertezza di 0,8 per 10 almeno 7 volte su Tesla. Perciò, secondo il mio fit lineare, diciamo a occhio, il valore migliore di K è 8 e l'incertezza è 0,8 per 10 alla meno 7 volte su Tesla. Questa è la mia stima. E così abbiamo risposto anche alla domanda 4.